Oggi vogliamo interrogarci su quale possa essere il ruolo dell'Islam nella società europea e quindi in Occidente, perché siamo fermamente convinti che non esiste una incompatibilità tra Islam e Occidente, ma che al contrario lo sguardo critico dell'Islam sulla nostra società può essere molto utile per farci limare alcuni aspetti che ci caratterizzano, come una sorta di autoreferenzialità, ci possa portare anche a ripensare le periferie, perché noi abbiamo visto che questo fondamentalismo che si è sviluppato principalmente nelle periferie delle grandi capitali europee è stato probabilmente un errore dal punto di vista dell'integrazione. Credo che per esempio sia fondamentale che chi rappresenta una comunità e in particolare chi rappresenta una comunità di una città così importante come Napoli mandi il messaggio che l'incontro tra culture, tra popoli e tra religioni non è un pericolo ma è una ricchezza reciproca. Io credo che la ricchezza è data dal confronto con chi la pensa diversamente da me. Partendo dalla semplice battuta, ma come parli bene l'italiano con questo velo, che di per sé vabbè, ce la posso anche prendere con ironia, trovo una discriminazione velata nel momento in cui il mio curriculum è ottimo, però appena vedono che ho un velo mi sa che forse non va tanto bene. Diventa un problema quando magari sul curriculum scrivo madrelingua araba, perché no, questa qui sarà forse musulmana. Diventa un problema quando magari in un aeroporto vieni bloccata perché hai un velo e ti viene chiesto di toglierlo di fronte alle persone. Ecco la discriminazione che non solamente le ragazze musulmane vivono, ma un'islamofobia che possiamo anche vedere a livello di scuole. Abbiamo casi di bullismo in cui ragazzine magari di 17 o 16 anni vengono picchiate dai loro compagni di classe, e il bullismo di per sé non è un fenomeno solo contro i musulmani, ma il bullismo è un fenomeno sempre più crescente nelle scuole. Questa per esempio è una città non conformista e non è un caso che noi non ci facciamo piegare da questo vento razzista che è molto forte in Europa in questo momento. Un vento anche di respingimento, di odio, di mura, di filo spinato. Napoli è sicuramente una delle città più accoglienti in Italia, non dico la più accogliente perché poi qualcuno se la prende, però si trova benissimo, che si è musulmani, cristiani o buddisti, oppure semplicemente persone che non credo in una religione precisa. A Napoli la parola chiave è il rispetto reciproco. Se rispetti l'altra persona, rispetti la sua integrità fisica, rispetti i suoi valori, sicuramente non sarai attaccato, sicuramente non sarai linciato per quel che sei, ma troverai spesso persone che incuriosite ti faranno delle domande, persone che vorranno conoscerti meglio, e sicuramente si è accoglienti a Napoli. Oggi sarà qui con noi anche l'autore del libro Nel nome di chi. È un libro molto importante perché narra della storia di Youssef, quel ragazzo che si è fatto esplodere nell'attentato di Londra. La voce narrante del libro è la madre, quindi una donna italiana che si è avvicinata all'Islam e quindi ci può far capire in realtà qual è la tragedia umana che si vive in questi casi. Quei ragazzi che sono nati e cresciuti in Europa, che da un giorno all'altro vanno a farsi saltare in aria in qualche parte, in qualche piazza della loro città, sono il risultato di un'emarginazione sociale e urbana che c'è stata negli anni. È una generazione che prima di tutto si sente esclusa e quindi in qualche modo vuole protestare e abbraccia questa idea folle, violenta, suicida, per come anche una forma di ribellione nei confronti della società, anche nei confronti dei loro genitori, che magari li vedono più integrati, li vedono più, e secondo loro non sono un buon modello per loro. Purtroppo siamo in un periodo storico dove per accumulare voti si è disposti a tutto. I valori vanno in secondo piano rispetto ai voti che purtroppo alcuni partiti oppure alcune frange politiche stanno comprando con l'odio, cioè loro vendono odio, loro distribuiscono odio e alimentano odio, e siamo certi che quest'odio non porterà alcun bene. Diciamo che sono musulmani ricchi e poveri, sono musulmani arabi, non arabi, e soprattutto c'è un Islam che non fa rumore perché appunto è pacifico, è civile, cresce in mezzo alla società, fa parte in tutto e per tutto della società europea.